è la nostra gioia è avere il fratello Archetto. Dio ti benedica, Archetto, vieni pure. Pace a tutti, pace a tutti. E voglio anche dire che questa volta, anche questa volta, mi sono invitato. Ormai sta diventando una consuetudine, ma questo invito è motivato perché io ho un figlio, mia nuora, che ormai vivono a Reggio Emilia, insieme a mia moglie abbiamo approfittato ogni tanto, cerchiamo di stare con il nostro nipotino e visto che la distanza comunque è accessibile, siamo sui 130-140 chilometri, ho chiesto a mio figlio, mi ha dato l'auto perché siamo venuti col treno e quindi mi sono allungato fino a qui per godere insieme a voi della benedizione di Dio, dei bei ricordi che abbiamo avuto, se ricordo bene, a novembre dell'anno scorso. Vi porto il saluto anche di mia moglie Teresa, ripeto, non sono cose programmate nei minimi dettagli, vediamo se valutiamo, verifichiamo quello che è possibile fare. Ad ogni modo vi porto il suo saluto, come anche di Ismaele, Katia, vi salutano nell'amore del Signore. È stato un bellissimo tempo di adorazione, di preghiera, è fondamentale. Io vorrei passare, anche perché poi c'è un altro culto, poi di questa cosa dobbiamo parlare. Non voglio polemizzare, altrimenti poi indispongo l'assemblea alla parola, però voi sapete che noi siamo sostenitori del... Vabbè, mi ero promesso di dirlo dopo. Sostenitori che finite sto locale benedetto a fianco, così togliete questi tre culti il pomeriggio e il culto della mattina, perché vi state mettendo in grosse difficoltà. Basta un culto. Ci sta qualche gelateria, Lodi, qualche parco? Ce l'avete una famiglia? Sì? È passata una giornata, non so. Basta un culto. Quindi speriamo che quando fate questa sala, perché ci entrate tutti, mi ha detto il fratello che vorrebbero entrare 1000 persone. Ci siamo, no? Speriamo che il Signore non salvi, perché poi dopo nasce un'altra volta la storia. Dovete anche avere rispetto per chi non ha tutti, che maleducazione. Vabbè, però non voglio, no, non voglio polemizzare, poi dopo non posso avere più l'opportunità di venirvi a trovare. Vorrei passare subito alla parola del Signore e leggiamo alcuni versi nel primo libro di Samuele, il primo capitolo, leggeremo i primi 8 versi. Primo libro di Samuele, capitolo primo, leggeremo i primi 8 versi. Ringrazio comunque Pastore Gennaro, siamo veramente legati da una bella amicizia da diversi anni e mi rallegro per come il Signore veramente vi sta benedicendo. Primo Samuele, capitolo primo, i primi 8 versi, troviamo scritto: c'era un uomo di Ramataim Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Jeoram, figlio di Eliù, figlio di Tou, figlio di Suf, efraimita. Aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i due figli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Peninna sua moglie e a tutti i figli, a tutte le figlie di lei, le loro parti. Ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile.
La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno, ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo, perciò lei piangeva e non mangiava più. Elcanna, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? E fin qui la lettura della parola del Signore. Vi devo dire che questo messaggio ho avuto modo di meditarlo qualche giorno fa, e mentre lo meditavo ho pensato a voi. E è un messaggio un po' insolito. Perché insolito? Perché quando si predica la parola di Dio, la Bibbia, non è un tempo così, tanto non abbiamo niente da fare, facciamo qualche cosa, leggiamo la Bibbia, raccontiamo qualcosa, non è questo lo scopo. Quando si legge la Bibbia, si fanno delle riflessioni al di là di quello che può essere lo strumento. Lo scopo è quello di stimolare la Chiesa, il credente, permettere allo Spirito Santo di aprire il cuore e di far vedere che poi questo Dio, per quanto immenso, per quanto potente, non è un Dio lontano da noi, è un Dio vicino a noi. E questo è stato il messaggio rivoluzionario di Gesù. Qual è stato il messaggio? Emmanuel. Dio non è lontano, non è distratto, ma Dio è con noi, è interessato a noi, perché la nostra natura, la nostra cultura, il nostro trascorso ci fa vedere, magari ci attipare che Dio pensa proprio a me, e invece non è così. Da tutte le parti, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, troviamo questo Dio che è interessato a noi, che scende nel quotidiano, e che dice: ma io non ho nessuna difficoltà ad aiutarti, sono qui, voglio aiutarti, voglio intervenire. E tant'è vero che Gesù in tutte le maniere ha detto: cercate, troverete, chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. Quindi denota che cosa? Che c'è una volontà da parte di Dio di dire: forza, datevi da fare, perché è quello che voglio io. Quindi in effetti, se noi vogliamo la benedizione, dobbiamo sapere che prima di noi la vuole Dio. Cioè, io voglio essere benedetto, ma Dio vuole che io sia benedetto più del mio desiderio. È chiaro questo concetto? E allora noi ci proponiamo nella lettura di portare degli esempi, dei soggetti, dei versi e dei racconti che devono dimostrare proprio questo. Se il Signore l'ha fatto per questa persona, lo può fare pure per me. Questo è un po' in sostanza il messaggio in genere della parola di Dio. Dove sta l'aspetto insolito stasera? Può darsi che c'è stata già altra occasione di riflettere in questa prospettiva. Io voglio dirvi invece che il personaggio che è davanti a noi, Anna, che poi tra l'altro è un nome molto familiare, sembra più un nome italiano, di questa donna che aveva un desiderio, aveva un problema, aveva un desiderio, non poteva avere bambini. Ai nostri giorni è già una sofferenza, ci sono delle coppie che desiderano questo miracolo di Dio nella loro vita, però in qualche modo si possono fare altri percorsi. Ma a quei tempi era un problema grosso. Una donna che non poteva avere bambini era una donna criticata, ghettizzata, giudicata. E questa la metteva in difficoltà. E io voglio dire questo. Il messaggio è questo, se lo possiamo sintetizzare, Gennaro. 6 motivi per non chiedere a Dio un miracolo. 6 buoni motivi.
e prende in prestito la storia di questa donna. Questa donna aveva un problema e per risolverlo c'era bisogno di un miracolo. Miracolo che cos'è? È l'intervento di Dio su ciò che noi non possiamo fare, umanamente parlando. E questa donna aveva delle situazioni, che delle circostanze che gli dicevano: guarda, lascia perdere, perché non è cosa per te. Aveva tanti motivi, io ne ho individuati sei, poi può darsi pure che ce ne sarà qualcun altro, sarò molto veloce nell'esporre, no? Dovete sapere che il miracolo è una strada aperta a tutti. Se no, che stiamo a fare qua? Ce ne siamo a casa, no? Cioè, il miracolo, questo intervento del Signore nella nostra vita, è una opportunità che Dio dà a tutti quanti noi. Siete d'accordo su questo? Però, per onestà, vi devo dire che seppure è una strada aperta a tutti, non è una strada priva di ostacoli. Cioè, non è che tu hai un bisogno, preghi, tutto a posto, è una strada tranquilla, serena, dove tutto fila liscio. No, non è così. Anche Abramo, ci dice l'Apostolo Paolo ai Romani, che di fronte alla promessa di Dio si è trovato a sperare contro speranza. Da una parte c'era la parola di Dio, dice vai, non ti preoccupare, anche se sei di una certa età. Dall'altra parte c'erano le circostanze, dice ma ti sei reso conto che tu sei una persona anziana, che non è il caso di andare avanti. Quindi è un percorso che dove noi possiamo trovare ostacoli. E io voglio dimostrare che questa donna è stata una donna tenace, perché avrebbe potuto dire, io se fossi stata al posto suo, non voglio farmi del male, però conoscendomi, e io dico sempre, Signore, ma perché non sono vissuto in un altro periodo? Perché se fossi vissuto sto periodo, questa storia non l'avreste letta, perché io mi sarei arreso subito, cioè non perché voglio la strada libera, però ecco, giusto qualche problemino, però non deve esagerare. Invece questa donna di problemi ne ha avuti, e come? E quindi io vi voglio dare sei buoni, tra virgolette li metterei, buoni motivi. Ti voglio scoraggiare, è il caso di chiedere un miracolo, è il caso di andare avanti, insomma tu non hai bambini, lascia perdere, insomma fattene una ragione, no? Ecco, e vediamo un po' quali erano questi motivi per i quali Anna avrebbe potuto dire saggiamente, giustamente, cara comunità di Lodi, io credo che qui non bisogna proprio partire, perché non posso ricevere nulla. Il primo motivo, caro Gennaro, è il contesto spirituale. Io ho vissuto un momento di... siamo stati in cielo stasera, ogni volta che si loda Dio qui, si tocca il cielo con una mano, l'adorazione, la preghiera. Veramente ho sentito la presenza del Signore, credetemi. E poi vedere anche questi ragazzi, questi piccoli, lodare Dio vuol dire, cioè, c'è proprio la mano del Signore. Ed è molto bello questo. È quello che deve accadere nelle nostre assemblee, al di là della parola, al di là dei cantici. Dobbiamo avere del tempo per vivere una comunione con Dio. Ma vi devo dire che la nostra sorella Anna, tutto sto contesto lodigiano della chiesa di Lodi, non c'era, no, qui non si dava un gloria a Dio neanche sotto tortura. Vi leggo solo dei versi, ma a titolo di esempio, giusto per darvi un'idea, per esempio al capitolo 3, ma veloce perché dobbiamo, c'è un altro culto, vero Gennaro? Al capitolo 3 dice che in quel tempo la parola del Signore era rara, e a quei tempi le visioni non erano frequenti. La parola era rara, non è la parola della predicazione in senso generale come noi intendiamo, ma era il fatto che Dio usava dei profeti che parlavano da parte del Signore. Insomma, una tantum, erano rarità, erano occasioni, sì, qualcosa avveniva, ma insomma non è che c'era tutta sta abbondanza.
Quindi, come vedete, il contesto spirituale avrebbe scoraggiato questa donna, ma non sento un gloria a Dio, e non c'è desiderio di preghiera, e non c'è un profeta. Sì, vabbè, raramente, ma non sai se ti capita la volta buona, ma non è mica finito, ha voglia. Poi c'erano due soggetti molto strani, che erano i figli di Eli, ed erano Ofni e Finias. Erano mestieranti, non sapevano cosa fare, facevano, esercitavano il servizio del sacerdozio. Ma c'era un problema non era tanto della loro avidità, ma il fatto che questi non sapevano il Signore neanche dove abitava, cioè non lo conoscevano proprio. Invitavano gli altri a servire il Signore, ma loro non conoscevano il Signore per il quale incoraggiavano gli altri a servirlo. Ma non è finita qui. La Bibbia dice che i figli di Eli erano uomini scellerati. Il termine scellerati del dizionario vuol dire persone disponibili a commettere qualsiasi atto di crudeltà. Non erano buone personcine. Non erano persone alle quali tu andavi in chiesa. Oggi mi hanno fatto: fratello, vuoi un caffè? Il bagno sta lì, mi hanno abbracciato, mi hanno... Già questa è una benedizione, Gennaro. Già entrare, mettere i piedi in chiesa e senti, che gioia! Ho avuto un'impressione, rimango qui, non lo dite in giro. Dico, ma questi problemi non ce l'hanno, stanno tutti contenti. È possibile. Ofni e Finias non te la facevano sta accoglienza. Hai voglia, ti guardavano storto appena arrivavi. E poi quando si portava le offerte, la carne, loro volevano la carne cruda, giustamente, perché se la dovevano vendere, la carne cotta era difficile venderla. Poi erano persone immorali, commettevano fornicazione, commettevano adulterio. Insomma, come contesto non ci siamo proprio, Cioè, un miracolo in una chiesa, diremmo oggi, morta, va bene, dove non si loda il Signore, dove non c'è accoglienza, dove non c'è la manifestazione della gloria di Dio. Ma non è ancora finito, non è ancora finito. C'è ancora qualche altra cosa. C'era anche la debolezza di un ministero come quello di Eli. Eli era il papà di questi signori, questi soggetti, e insomma cercava, ma insomma, figli miei, ma che fate? Ma non è il caso. Quanta bontà, quanto amore. Ma fate così, non fate così, figli miei, perché quello che odo di voi non è buono. Voi traviate il popolo di Dio. Che traviate il popolo di Dio? Via questi, buttali da qualche parte, fagli fare un'altra cosa, mandali all'università, fagli fare un corso professionale, fagli fare un'altra cosa, non puoi essere leggero. Quindi non c'era neanche un ministero forte. Cioè, vabbè, c'è Eli, e vabbè, questo metterà a posto la situazione. Niente da fare. Quindi il contesto spirituale, zero. D'accordo? Viverebbe a voglia in un clima del genere, dove non c'è un gloria a Dio, dove non si loda il Signore, dove ci sono tipi come Ofni e Finias, diceva Tolim, devo chiedere un miracolo al Signore. Ma che cosa? Cioè, tu prima di partire ci lascia perdere? Proprio, non è proprio il momento, non è proprio il periodo. C'è un altro motivo per il quale era inutile, non valeva la pena chiedere un miracolo a Dio. È il fatto che la condizione di sterilità era una condizione voluta da Dio. E io ho letto questi primi versi, ma giusto per darvi un'idea, sia il verso 5, dice: il Signore l'aveva fatta sterile. E il verso 6, il Signore, due volte. Quindi una cosa era chiara: questa donna non poteva avere bambini perché Dio, nella sua saggezza, nella sua intelligenza, nel suo piano imperscrutabile, incomprensibile, aveva deciso questa donna no, Peninna sì e Anna no.
Ora, uno finché dice, vabbè, quello è il diavolo, allora ti viene pure la voglia di contrastarlo. Ma quando è il Signore? Cioè, il Signore ha detto, no, non è il mio piano per te. Io penso che sia un ostacolo abbastanza forte da superare. Cioè, proviamo a immedesimarci nei panni di questa donna. Non leggiamo frettolosamente, velocemente, no, questo racconto. Proviamo ad ambientarci nel clima che lei viveva e capire un attimo. A livello spirituale non c'è niente di risveglio. Non c'è un gloria a Dio. Non si lode il Signore, non si serve il Signore. Le manifestazioni di Dio non ci sono e quelle poche che ci sono sono rare. In più, mi trovo a riconoscere che la mia condizione di sterilità è proprio il piano di Dio. Però vi devo dire anche che Anna, quando il Signore farà quello che avvenne, dirà delle cose molto importanti. Lei aveva una convinzione. Io spero che questa sia anche la nostra convinzione. Fratelli, Dio è forte, eh? Oddio, come amen siamo stati bassi, però ma contento lo stesso. Ho preso, diciamo, inaspettatamente. Ma guardate che Dio è forte, eh? Vedi? Dio è proprio numero uno. Qui ci sono delle parole che lei dirà nel cantico. Dice il Signore è questo, il Signore è potente, il Signore è grande, il Signore è forte, il Signore è sovrano. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornate per il pane e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere. Il Signore fa scendere nel soggiorno dei morti e fa risalire. Cioè Dio risuscita. Dio è sovrano. Dio è potente. E quindi si è maturata nella vita di questa donna una convinzione. Sì, effettivamente Dio ha questo piano per me che io non devo partorire. Bene, se Dio ha questo piano per me, allora Dio è in grado di cambiare le cose. Un altro motivo. Questo pure. Il contrasto della rivale. Peninna. Gennà dice che allora molto probabilmente, dico molto probabilmente, non ho le certezze, Elcana si è sposato prima Anna, questo lo dico io, presumo, poi vedendo che Anna non poteva avere figli probabilmente ha sposato pure Peninna e sta Peninna aveva un caratterino, era cattiva. Adesso qui a Lodi persone cattive non ce ne sono e mi fa piacere tantissimo, ma tu immagina, questa dice che stava a casa e la mortificava continuamente, stai a casa continuamente, c'è sempre qualcosa da dire, da mortificarti. Dio, t'ha resa sterile, non sei buona a nulla, sei incapace. Io sono migliore di te, eh? Come contesto, come lo vedete? Coraggiante, no? Ti viene proprio la voglia di pregare. È vero o no? Tu come a volte qui a Lodi no, perché so che siete credenti forti, credenti che pure hanno difficoltà, vanno avanti come se niente fosse. Però ci sono dei credenti dalle nostre parti che sono sensibili. E bisogna sempre stargli dietro, e forza, e coraggio, e andiamo, e dai, e vieni in chiesa e senti la parola dello soma qua. Che poi stranamente, poi qui a Lodi non succede perché vedo che siete numerosi, ma io ho scoperto, fratello Gennaro, però deve rimanere tra noi, se no mi mettete nei guai, ho scoperto che lunedì è il giorno dei miracoli. Sì, perché quelli che non vengono in chiesa la domenica, perché stanno male,
Ma perché ridete? Cioè, allora non credete ai miracoli? Beh, cioè, sta cosa mi sconvolge. Avrei... Ma che ne so, può essere pure una giornata che Dio preferisce di più, dice lunedì. Oh, tutte le persone che la domenica stanno male, il lunedì, che poi chiedono di pregare, il lunedì stanno bene. Abbiamo pregato, perché Dio ha operato. È uno che stava a casa, che c'aveva la bronchita, poi lo vedi al mercato col vento a 150 km all'ora, è solo un miracolo, può essere. Tornando a questa penina, continuamente, e non sia mai, oh, come si avvicinava il giorno in cui una volta all'anno andavano a Silo per offrire sacrifici al Signore, ancora più intensificava, come vedeva che si avvicinava il momento in cui Anna si metteva in testa brutte cose, cercava di indisporla, cioè vi rendete conto il clima? Non so se ce l'hai qualcuno che ti dà fastidio. No, abbi fede, non ti preoccupare. Quelle persone che stanno sempre, ma qui a Lodi non ce l'avete, stanno sempre che, cioè proprio sembra che il Signore ce l'ha messo, proprio che darà fastidio. Non mi capite perché voi queste esperienze non la vivete. L'Apostolo Paolo diceva, Alessandro il Ramaio, che mi ha fatto del male assai. State tranquilli, possiamo andare pure sulla Luna, anche su Marte. Ovunque andremo ci sarà sempre un Alessandro il Ramaio a fianco a noi. Continuamente. Tu stai pregando e lei sghignazza, ride, sta fallita, insignificante. Come fai a pregare? L'unica preghiera che doveva fare Anna, Signore, o te la chiami tu come preghiera. Se vi dico una cosa, rimane tra noi. No, me lo promettete sì o no? Una volta avevo una persona, mi dava problemi. Gennaio mi dava problemi. Mamma mia, che caratteraccio. Non so, ci rimanete male, ma come mai, un pastore? Ma mi devo aprire, tanto rimane tra noi. Stavo in preghiera, non ce la facevo più. Ce la facevo. Dammi la forza, Signore. Poi mi è scappato. Ha detto, Signore, ma perché non te lo chiami? Ma il Signore ha parlato al mio cuore, ma come? Ma insomma, ma Archetto, ma stai perdendo la testa? Ma come te di facciamo Giacomo e Giovanni, fuoco dal cielo. Giacomo e Giovanni, solo perché quelli non gli avevano dato ospitalità, disse Gesù, che dice? È il caso di far scendere il fuoco dal cielo. Voi immaginate se noi avessimo la facoltà di far scendere il fuoco dal cielo. Signore, questo mi dà fastidio, brucialo vivo, sa. Sarebbe una strage. Allora di no, perché siete tutti affettuosi, siete tutti bravi. E il Signore mi riprese. Ma come? Un pastore. E se lo vengono a sapere gli altri, che bella figura ci fai, che bell'esempio. Archetto, non, queste preghiere non si fanno. Prima di tutto perché non è una preghiera cristiana, mi disse. Seconda cosa, perché me l'aveva chiesto prima lui per te. Tu quanto avresti resistito, sorella, fratello, con una persona che non è che finisce il culto, ah, finito il culto, Signore grazie, perché a volte è un amen liberatorio, amen, no, te la porti a casa, sta a casa, cena, si pranza, la colazione, sorelle, che ne dite a vivere con una continuamente, che ti pressa, che ti... È il caso di chiedere un miracolo a Dio, cara sorella Anna.
Come si fa a pregare che sei turbata? Sono turbata, sono rattristata. C'è un altro motivo. Siete stanchi? Posso andare avanti o no? Certo, come... cioè, posso andare o no? Cioè io posso chiudere pure, non è che ce l'ha ordinato il medico. Per me posso pure fermarmi. Fratelli, mi dovete un pochettino incoraggiare. Io come carattere sono molto emotivo. Qualche volta sono pure svenuto sul pulpito. Non lo davano in Dio, mi dicevano... Tanto Gennaro lo sa, io in chiesa ho un gruppo di credenti, fanno solo questo, amen, gloria a Dio, solo questo fanno. C'era un altro motivo, il lungo periodo di preghiera. Non è che ha pregato una volta, il primo anno, ogni anno. Adesso non vi saprei dire quanti anni. So che in un periodo lungo, ogni volta che andava in questa località, lei andava lì e pregava il Signore. Ha pregato un anno, ha pregato due anni, ha pregato tre, non lo so. Forse è lo stesso periodo per il quale anche tu ti porti un problema e hai bisogno di un miracolo, non lo so, 10 anni, 5 anni, fate voi. A me lo Spirito Santo non lo dice, immaginatelo voi. All'inizio siamo sempre pieni di ardore per pregare, invocare il Signore, all'inizio è così. Quando hai un problema e cominci a pregare a Dio, è giusto, bisogna farlo, è legittimo. Però la risposta deve essere lì dietro l'angolo, perché se le cose vanno un po' per le lunghe, e allora lì ci si comincia a ripensare. E chissà quante preghiere, chissà quante richieste noi abbiamo lasciato per la strada. Chissà per quante cose hai iniziato a pregare, a chiedere a Dio. E è passato un mese, è passato 2 mesi, è un anno. Beh, ci ho provato, pazienza, me ne sono fatto una ragione. E questa è l'opera di Satana. Questa è l'opera di Satana, fare in modo che tu te ne faccia una ragione. Rassegnarti e dirti che non è il caso. È il contesto spirituale che non va. È la condizione che ti trovi, è voluta da Dio, è permessa da Dio, che vuoi farci? E c'è la rivale. E poi questo lungo periodo, Anna, smettila. Ma Anna non ha mollato. Non so come ho fatto, o meglio so come ha fatto. E prego che il Signore ci possa dare questa opportunità stasera, che lo Spirito di Dio ti dia una spinta stasera. E il Signore ti dice attraverso questo strumento, vai avanti, non ti fermare, non ti fermare, non ti arrendere, non ti fermare, non ti arrendere, vai avanti, continua. Io so che questo periodo lungo di preghiera è servito ad Anna, perché comunque la sua preghiera è stata perfezionata. Molto probabilmente all'inizio diceva, Signore, voglio un bambino. Poi piano piano, piano piano, ha detto, Signore, io questo bambino che ti chiedo la voglio maschio e io ti faccio una promessa. Se tu mi dai questo bambino maschio, Signore, io lo darò a te. E forse è questo quello che Dio sta aspettando. Se quello che tu gli stai chiedendo è fine a se stesso, o per dimostrare qualcosa, o per avere qualcosa, o se quello che tu gli stai chiedendo è per la sua gloria. Gennaro, non è stato facile quello che ha fatto questa donna, perché lei la parola l'ha mantenuta. Quando il bambino fu divezzato, stiamo parlando di un bambino di 4-5 anni, vorrei sfidare le mamme qui stasera a prendere un bambino e a allontanarsene. Quando è arrivato quel momento, Anna lo ha dato al Signore e lo vedeva una volta l'anno, e ogni volta che andava gli faceva una veste e si rendeva conto quando era cresciuto questo figlio. Chi mamma stasera, chi papà avrebbe il coraggio, dopo che Dio gli ha dato un bambino,
Io mi sarei inventato mille scuse. Io avrei detto: Signore, è vero, l'ho detto, ma sai com'è? Non ce la faccio. Capiscimi, perdonami. Lei ha mantenuto la parola. E vi dirò di più, Anna quando ha dato questo bambino al Signore, diceva: l'anima mia si rallegra nel Signore. Potete dare gloria a Dio, per favore? Da quanto tempo stai pregando? Quanti anni sono che stai cercando? Non è il caso di mollare, ti sta dicendo Satana stasera, ma non è il caso di mollare. Hai pregato, gliel'hai detto, gliel'hai chiesto, benedetto Dio, ma gliel'hai chiesto, perché non è successo niente? Questo vuole il diavolo, perché sa quanto è potente la preghiera che tu rivolgi a una persona meravigliosa, straordinaria, potente, gloriosa, sovrana. Udite, udite, che stasera è qui in mezzo a noi e le sue mani sono mani forate. Stai pregando per la conversione dei tuoi figli, stai pregando per il battesimo, stai pregando per un dono. Io credo che questo era un motivo molto forte per dire ad Anna: Anna, basta, ci hai provato, dai, l'hai fatto, dopo di arrivare, basta, hai pregato, finiscila. Io ti sto dando 6 buoni motivi per non chiedere un miracolo. Ma Anna non si è arresa, Anna non ci sta. E il Signore stasera vuole sapere da me e da te se in questa chiesa ci sono uomini e donne come Anna che non sono disposti ad arrendersi. Potete alzare la vostra mano, per favore? Sei deciso ad andare avanti? C'è un altro motivo. Questo non è negativo. È l'amore del marito. Giustamente diceva: ma io ti vedo soffrire, non mangi. Ma Anna, ma a me mi interessa. Anna, secondo me questo era il problema più grave. Secondo me il marito era l'ostacolo più grande. In che senso? Che con il suo amore cercava di rasserenarla. Ma a me non mi interessa, Anna. Ma che tu non mi dai figli, ma alla fine non è il mio problema. Io ti voglio bene, io ti amo. Io ti amo più di Peninna. Io ti amo più delle persone, dei figli che ho avuto da Peninna. Cioè, alla fine, Anna, non mi interessa, non voglio vederti male. E alla fine, fratelli miei, quando tu hai l'amore di un marito, che senso ha chiedere a Dio? Mio marito ha detto che mi ama, che sto bene così. Io vedo in questo una tentazione. Non ci puoi stare, non ci devi stare, non ti devi arrendere, anche se ci fosse un messaggio di incoraggiamento, ma va bene, ma dai, ma alla fine il Signore si usa di te, tutto sommato ti ha benedetto, non sei battezzato, oh, però c'è una bella testimonianza, sei una benedizione in questa chiesa, devi sapere che Dio si è usato anche di te, dai, sostanzialmente non è sta fine del mondo, dai, va bene, ti voglio bene, hai una chiesa che ti ama, hai fratelli che ti amano, ma qual è il problema? Non avere un dono? No! Io non ti lascerò. Sapete chi l'ha detta questa parola, vero? Io non ti lascerò, Signore. Io voglio essere benedetto. Io voglio essere guarito. Io voglio essere usato. Io voglio essere battezzato nello Spirito Santo. Sei buoni motivi per non chiedere un miracolo. Siamo all'ultimo motivo, non mi voglio dilungare. Genna, questa è tosta. Lei sta pregando. Sta pregando. Prega, ma prega a modo suo. Il modo di pregare di Anna era un modo di muovere solo le labbra, il dolore, il carattere, la riservatezza, la timidezza. Mettete quello che volete. Solo che muoveva le sue labbra. Non si sentiva la sua voce. Eli non era abituato. E allora va da questa donna, dice:
Ma mica questo è il pub? Qua non ci si viene per ubriacarsi. Tu sei una donna ubriaca? Vai in un'altra parte a smaltire la tua ubriachezza. Allora, fratelli e sorelle, ditemi la verità. Tu quando avresti resistito se Eli, il sacerdote, ti avesse rivolto una parola del genere, sprezzante, avresti continuato a pregare? Avresti lasciato quella chiesa? Quanti credenti permalosi, suscettibili, qui a Lodi non ci sono. Non si possono toccare. Signore, ha detto qualcuno, io voglio essere paziente, ma a me non mi deve dare fastidio nessuno. Allora io leggo nella Bibbia, sopportatevi. Sopportatevi chi? Sopportatevi chi? Se a me tutti mi danno ragione, tutti mi accarezzano e tutti mi sono vicini e nessuno mi contrasta e nessuno mi offende e non ho bisogno di perdono e non ho bisogno di perdonare e non ho bisogno di sopportare. Io voglio sapere allora nella Bibbia che c'è scritto fare. Sopportatevi. Tu cosa avresti fatto al posto di Anna? Viene il sacerdote e dice che tu sei ubriaca e te ne devi andare. Avresti pregato? Io avrei lasciato la chiesa subito di corsa. A certi credenti bisogna sempre dargli ragione. Bisogna sempre stare dalla loro parte. Non approfittano di quel momento per fortificarsi di carattere. Ma scusate, fratelli e sorelle, qui c'è il mio caro amico Gennaro e c'è questo miserabile. Ma secondo voi, in 45 anni di conversione, anzi quest'anno 46, e 40 anni di ministero, miracolo dei miracoli, secondo voi è andato tutto bene per me? Sempre tutto bene per me? Il diavolo ha detto, ma per carità, vuoi fare la volontà di Dio? Prego, si accomodi. È vero? Vai, vuoi servire il Signore? Che ti aspetti? Ma tu che pensi che il diavolo che mestiere fa? Fa il carrozziere, fa il gommista. Che mestiere fa Satana? Satana dice, io faccio un solo mestiere. Voi siete venuti per fare il culto, io ve lo devo rovinare. Io ti devo scoraggiare, ti devo dissuadere. Devo dire che non è per te, che non è il momento. E so che una cosa Satana sta facendo. Sa cosa sta facendo Satana? Tu devi pregare il Signore. Lo faceva anche con me. Stavo sotto una tenda, Gennaro. A me Satana non mi ha mai detto non ti devi convertire. Mai! Non me l'ha mai detto! Non me l'ha mai detto! Non ha mai detto tu non devi convertirti. Satana, sto parlando di Satana. Mi ha detto sempre, non è il momento. Adesso finisci questo percorso, aspetta il momento più favorevole e poi vedrai, sarà il momento opportuno. Tu stai aspettando il momento opportuno? Stai aspettando il momento opportuno? Stai fresco. Satana non te lo darà mai. Oggi ti mette una situazione, domani te ne metterà un'altra e dopodomani te ne metterà un'altra ancora, perché non vuole. Ma io e te come Anna dobbiamo stasera reagire e dire, io non mi arrendo, io vado avanti per la mia strada. Lo so, non è facile, non sto banalizzando, credetemi fratelli, non sto banalizzando, non sto sottovalutando la sofferenza che hai, non sto dicendo che è cosa da nulla, è vero, è difficile, è pesante, è una cosa che è insopportabile, lo so, ma c'è una parola di conforto per te, ce la puoi fare.
Gloria a Dio. Sta per arrivare il momento per te. Quel giorno, Anna, arrivò il giorno per lei, si alzò dalla preghiera, ma il suo sembiante, il suo volto era un altro. Aveva avvertito proprio in quel momento così difficile, quando Eli gli ha detto: tu sei ubriaca. Le disse: io non sono ubriaca, io stavo soltanto spandendo l'anima mia nella chiesa di Lodi, stavo aprendo il mio cuore, ho bisogno di un miracolo, ho bisogno che Dio mi guarisca, ho bisogno che Dio annienti questo tumore malvagio, ho bisogno che Dio tocchi la mia casa, ho bisogno che Dio tocchi il mio lavoro, ho bisogno che Dio intervenga. Oh, quella sera, quel giorno, Anna avvertì nel suo cuore che c'era stata una risposta da parte di Dio. Non era ancora incinta, non aveva un bambino, ma si era alzata. Oh, aveva una certezza nel cuore: Dio mi ha risposto, Dio mi ha risposto, so che Dio ha ascoltato la mia preghiera. Coraggio, io ti voglio dare stasera non dei motivi per rinunciare, ti voglio dire: vedi questa donna in un contesto molto più complicato del nostro, ma non si è arresa. Al fine è arrivata la risposta. E io voglio pregare per te, perché sento la presenza di Dio stasera. Io so che tu hai bisogno di un miracolo, Dio è qui. È probabile che si tratti di un bambino, non lo so, non vi conosco tutti, qualcuno, che ne so io. Sono venuto appena alle 5, non so le vostre situazioni, ma che vuoi che mi racconti? Neanche il tempo di poterci salutare. Non so nulla, ma c'è uno in mezzo a noi che ha gli occhi come fiamma di fuoco e dalla cui bocca procede una spada a due tagli. Oh, le sue vesti sono vesti bianche. È l'Onnipotente, si chiama il Misericordioso, l'Onnipotente. Posso chiedervi di alzarvi tutti? Alziamoci e cominci a lodare Dio. Alleluia, io mi arrendo. Io mi arrendo al Signore, non a Satana. Lo possiamo ascoltare questo cantico dei fratelli? Dai gloria a Dio. Io vedrò il miracolo. Gennaro, noi vedremo il miracolo. Noi vedremo il miracolo. Tu hai due scelte stasera. Cosa vuoi fare? Vuoi lasciar perdere? Vuoi lasciar perdere, sorella? È il caso di smettere. Perché non la smetti? Perché non rinunci? Guarda quanti problemi, guarda quante circostanze avverse. Lascia stare, c'è Satana che te lo dice, lascia stare. Ma c'è lo Spirito di Dio e ti dice: vai avanti, vai avanti, non smettere. C'è un proverbio arabo che dice: non smettere, perché potrebbe accadere un'ora prima del miracolo. Forse c'è bisogno di un passo ancora. Io voglio sentirvi lodare Dio, fratelli. Scegli cosa fare. Scegli cosa fare. Io ti ho dato 6 motivi per non pregare. Ti ho dato 6 motivi per non chiedere un miracolo. Ma sembra che Anna li abbia superati tutti. Anna ha visto la gloria di Dio. Anna, oltre Samuele, ha avuto altri 5 figli. Tu lo sai che Dio ti sta preparando qualcosa di più grande di quello che tu chiedi. Voglio sentirvi lodare Dio. Posso sentire gloria a Dio? Non vi ho detto lodate me, lodate Dio. Gloria a Gesù. Io non mi arrendo, io non mi arrendo, io non mi arrendo. Io pregherò e il miracolo avverrà. Io vedrò i miei figli ai piedi di Gesù. Sto pregando per mio figlio, Signore, per mia figlia. Sto pregando per quella persona che è schiava della droga, del gioco, della prostituzione, del vizio. E io credo, Signore, tu lo puoi fare. Tu sei colui che fa morire e fa risuscitare. Io sono sicuro che tu sei colui che può abbassare e può innalzare. Hai capito chi c'è in mezzo a noi, il numero uno? In mezzo a noi c'è il numero uno, c'è quello che può cambiare la tua situazione. Io vorrei che tante Anna ci fossero stasera. E mentre ascoltiamo questo cantico, adoriamo tutti Dio.
e fai una promessa, facciamo una promessa al Signore. Signore, io vivo questa storia. Satana sta facendo i salti mortali, le carte false, per convincermi che non è il caso continuare. Tu stasera hai avuto una parola da parte di Dio. Tutto è contro di te. Tutto è contro di te. Le ultime risposte che hai avuto sono state risposte negative. E in tutte le salse, in tutte le maniere, Satana ti sta dicendo: non è il caso, è inutile continuare, altrimenti potresti avere delle illusioni. È meglio non metterci il pensiero, perché poi la delusione viene e viene quest'altro pastore dalla provincia di Roma e dice le stesse cose. E le hai sentite anche l'altra volta. E invece non è accaduto niente. Tu sai se qualcosa può accadere stasera? C'è qualcuno di noi che ha il coraggio di dire: no, il Signore non può farlo in questo momento? Potrebbe Dio guarirti stasera? Lo può fare sì o no? Ditemi sì o no. Sei sicuro che lo può fare? Alleluia. Adoriamo il Signore. Abbiamo qualche minuto, Gennaro, per la preghiera? No, quasi. E voi mettete due culti. Vogliamo adorare il Signore? Posso chiedervi di alzarvi le vostre mani, di alzare le vostre mani? Signore, qui ci sono delle Anna. Alleluia. Adoriamo il Signore. Poi il pastore Gennaro prenderà la presidenza, mi dispiace. Date gloria a Dio, voglio sentire gloria a Dio. Alleluia! Signore, sconfiggi l'inferno! Ora la mano darò la sigla, la mai sigla la città! Oh, alleluia. Indietreggia anche l'oscurità, perché il re che servo non è mai sconfitto. Tu sei invincibile. Tu sei invincibile. E la vittoria io vedo. Sì, la vittoria. Thank you.
trasformato in un bene per me. Hai preso tutto il mio nemico e lo hai trasformato in un bene per me. Hai preso tutto il mio nemico e lo hai trasformato in un bene per me. Hai preso tutto il mio nemico e lo hai trasformato in un bene per me. Hai preso tutto il mio nemico e lo hai trasformato in un bene per me. E la vittoria io vedrò, sì, la vittoria io vedrò. Io vedrò, la battaglia appartiene al Signore, e la vittoria io vedrò, sì, la vittoria io vedrò, la battaglia appartiene al Signore, e la vittoria io vedrò, sì, la vittoria io vedrò, la battaglia appartiene al Signore, e la vittoria io vedrò, sì, la vittoria io vedrò, la battaglia appartiene al Signore. Alleluia. Alleluia. Sapevo che il Signore in modo particolare avrebbe benedetto questo culto. Alleluia. Per quanto questo culto possa essere condizionato dal fatto che c'è una riunione successiva, sono già diverse domeniche che lo stiamo ritenendo un solo culto, semplicemente con una pausa di chi esce e di chi entra. Queste lunghe attese lì fuori di tanti credenti sono un segno per la città di Lodi, fratelli. Quindi, se sei sotto benedizione, desideri rimanere, rimani pure. I fratelli aggiungeranno delle sedie. Chi deve andare, vada pure. E noi siamo già nel culto delle 19. L'unica gentilezza che vi chiedo è non vi salutate in sala, proprio per defluire, per far entrare tutti quanti.
che chi deve rimanere rimanga pure, perché massimo 5 minuti.